Devo ritornare un momento per parlare di prima che i tedeschi venissero a stare in casa nostra, perché voglio parlare del coraggio di mia madre. Mia mamma aveva il fucile di mio babbo che lui comprò durante la guerra, la prima guerra mondiale. Era una Beretta a doppia canne. E mamma sapeva che quel fucile non dovrebbe essere in casa quando i tedeschi erano in casa nostra. Sicché quello che fece, in una certa maniera fece sapere a Celestino o Rico che dovrebbero venire a pigliare quel fucile. Nel frattempo mise il fucile sul tetto, fra la cupola, cioè se aveva una cupola, e il tetto, c'era un'indentitura. E mise i fucili proprio lì in quell'indentitura. Io sapevo che era lì. E a un certo punto il fucile non era più lì. Sicché pensai che durante la notte o anche durante il giorno, io non so quando, Celestino o Olivo o Rigo misero quel fucile in un sacco di castagni o un sacco di grano, io non so come fecero, ma lo portarono su al podere e lo hanno seppellito, ben custodito in una cassa forse di legno, non so, ma dopo la guerra il fucile fu ritrovato e benedetto e qui a casa mia. È proprio un bellissimo fucile con un intaglio bellissimo. E qui nella mia casa, nel salotto, e spero che sarà sempre una cosa che i miei nipotini guarderanno con ammirazione. Insomma, la guerra continuava e avevo già parlato che noi si stava in una buca, nel rifugio. E durante la sera, quando si stava lì dentro quel rifugio, si sentivano tutti i suoni della guerra, le cannonate, mitragliatrici, una cosa e l'altra. E ci veniva in mente com'erano belle le serate a Barga, quando si andava a veglia a fare le mondine, a mangiare il castagnaccio e a fare due chiacchiere con le altre famiglie barghigiane, come gli Onesti, i Bonini e forse anche i Serafini. Erano la gente di Barga, sono così simpatici. Ma c'era la guerra. Sicché una cosa che ricordo bene, che durante il giorno c'era una sosta delle cannonate. Sembra che verso le 11, prima di mezzogiorno, non c'erano così tante cannonate come le 5 o le 6. Insomma, voglio dire che c'era un certo modello per i cannonati. Sicché a quel tempo mamma andava su alla casa e cucinava un po' di spaghetti. E un giorno io portavo
i spaghetti che mamma aveva cucinato in un scodellone, proprio un scodellone grande, che lo portavo giù al rifugio per la famiglia che aspettava di mangiare. E a un certo punto, quando camminavo, sentii le cannonate che incominciavano, e fanno, le cannonate hanno un suono particolare, fanno un ecco, è proprio così, e io sentivo questo shoo, e incominciai a correre come una pazza e cascai, proprio piatto, cascai piatto, ma mesi su il piatto, il scodellone lo salvai. Allora appena sentii che la cannonata esplode, fu esplosiva, non so. Mi alzai e continuai a correre e arrivai al rifugio senza fiato, ma ho detto: mamma, ho salvato gli spaghetti. E tutti erano molto contenti di quello e si mangiò una bella spaghettata. Ai quei tempi, giù al buco, non so che si faceva tutto il giorno, ma si stava laggiù. Mi ricordo che c'erano due partigiani che venivano a passare un po' di tempo laggiù al rifugio. Ammiravano la Mary e parlavano con lei di tante cose. Un partigiano era di Lecce, si chiamava Michele, era bellissimo. Io stavo lì a guardarlo. E un altro era Ulissi di Bagni di Lucca. I partigiani avevano sempre un specie. Io avevo sempre un affetto speciale per i partigiani, perché sapevo che erano lassù nella montagna e che avevano fame e che battagliavano contro i tedeschi non ben attrezzate con armi, e non solamente armi, anche con vestiti, insomma erano poveri. E quando vedevo certe volte una fiamma, no, no, non era una fiamma, it's a flare, che viene dal cielo, che da un aeroplano, che io sapevo che arrivava, come si dice, nutrimento o vestiti o roba per i partigiani, e quello mi faceva essere contenta. Ulisse era già un po' ammalato, e infatti dopo la guerra sentì che Ulisse morì della tubercolosi, della tisi, non so come si dice. Ma Michele, che era di Lecce, e la Mary furono in corrispondenza per tanti anni.